Ben ritrovati per un'altra clip di Starbikers. Parleremo ancora di mondo scooter. Ciao a tutti, tabella Motor Joe alle mie spalle, la vedete? Motor Joe che è dealer sim per Napoli e provincia, forse sicuramente il primo dealer di questo marchio. Penso che Motor Joe abbia sposato la cosa sim almeno 20 anni fa, poi l'ha portato a Napoli avanti in questo progetto. Adesso siamo al Vomero, a via Guido De Ruggero, dove questo dealer si sposta di pochi metri in realtà per acquisire una nuova struttura, eccola qui, grande. State anche vedendo un po' l'immagine all'interno e allestimento di questo concessionario, che ci dà la possibilità oggi di riprovare Maxim TL500, un veicolo che noi abbiamo provato un anno fa. Perché riprovare? Perché il veicolo demo di Motor Joe ha raggiunto quasi 10.000 km, quindi ci ha stuzzicato l'idea di vedere dopo 10.000 km, fatti tra l'altro in 10 mesi, quindi 1.000 km al mese sono stati fatti con questo modello, che è stato utilizzato per le prove dei napoletani, ma anche per, diciamo, gli spostamenti dello stesso dealer. Quindi, come dicevo, ci ha incuriosito l'idea di vedere adesso in che condizioni è arrivato questo scooter, come ovviamente ancora in ottime condizioni, abbiamo già visto qualcosa, però vediamo un po' come ha tenuto botta in una città come Napoli, ma del resto ormai tutte le città hanno condizioni diciamo di manto stradale simili, quindi con tutti gli annessi connessi vediamo in che condizioni è arrivato, come dicevo, Maxim TL500 grazie a Motor Joe, che troverete, come detto, a via Guido De Ruggero, con uno nuovo store sim, ma soprattutto un grande service. Penso che sia sicuramente il più grande del Vomero, ma tra i principali service più grandi di Napoli. Va bene, andiamo a bordo di Maxim TL500. Eccoli qua i nostri amici di Motor Joe, il nostro Giovanni Azan, che ci ha oggi dato lo spunto di questo test. Vediamo come va il nostro Maxim TL500. Vai. Ok. Buona prova. Grazie. Ciao. Ah. Allora, alle mie spalle è la tabella di Motor Joe. Adesso proviamo in tangenziale, dove vige ovviamente il limite di 80 km orari a Napoli. Tutto il corpo quindi è completamente inserito nel veicolo e ci dà la possibilità veramente di anche di svolgere, perché no, dei spostamenti a lungo raggio. Totale assenza di vibrazioni, insomma, ci fa pensare che possiamo sicuramente intraprendere anche dei lunghi spostamenti, come detto, a bordo di Maxim TL500. Gran comfort, sella morbidissima anche per il passeggero, ci può dare sicuramente grandi soddisfazioni anche per qualche piccolo viaggetto, perché poi quando uno compra un veicolo, uno scooter di queste dimensioni, deve anche pensare di sfruttarlo quanto più possibile. Vi ricordo che questo test ci è stato suggerito dal dealer Motor Joe, concessionario sim per Napoli e provincia, con il suo demo che ha percorso 9.200 km, non 10.000 come avevo detto all'inizio. Quindi stiamo vedendo come ha reagito il TL500, ovviamente l'utilizzo in prevalenza in città. Abbiamo ancora tutto preciso per quanto riguarda innanzitutto la situazione ciclistica, soprattutto all'anteriore è proprio perfetto, fantastico. Non c'è una sbavatura, la forcella che copia velocemente, ma che mi dà anche comunque una grande precisione di inserimento. Prova pavé, e questo è un bel pavé bello sconnesso, eh. Allora, vedete che alle braccia arriva un minimo sussulto, con il gas aperto costante, il veicolo proprio dondola.
avverto giusto quello che devo avvertire, ovviamente, perché è molto sconnesso, però andiamo a cercarci un po' di rotto proprio, vedi come ingoia un po' tutto. Maneggevolezza è totale, complice anche questa risposta al gas che è veramente sportiva, direi. Sì, ma aspettato un po', però quando ha deciso ha offerto uno spunto notevole per cercare di aggredire il mercato, andandosi a scontrare con dei mostri sacri che non citiamo, ma tanto li conosciamo. E TL 500 devo dire che non ha nulla da invidiare ai mostri sacri che dicevamo prima. Incredibile veramente la reattività di questo propulsore, che nonostante 9000 km non sono niente alla fine per i motori di ultima generazione, anche se sono dei semplici monocilindrici, però devo dire che è ancora tutto ben definito anche dal punto di vista dell'assemblamento di plastiche. Lo scooter è ancora veramente perfetto e non è che il concessionario MotorJo, vi ricordo al vomero, ce l'abbia allestito o preparato in maniera particolare. No, io sono andato lì e ho detto: guarda Giovanni, fai una lavata semplicemente, perché dobbiamo testare le sue condizioni per così com'è. Lui infatti mi ha risposto: guarda che io niente gli ho fatto tranne che i tagliandi regolari, quindi vai tranquillo. Facciamo un'altra prova scatto semaforo, che dite? Tanto la facciamo tutti in città con gli scooter, cioè l'ho già ribadito più volte. In piano abbiamo un primo strato di asfalto liscio, poi andremo contro il pavimento a tutta velocità. Vai! Basta, 50. Siamo arrivati a 60, il limite è 50 qui, signora, le strisce. Dobbiamo dire che andare incontro al pavé veramente non è una preoccupazione su Maxim TL 500. Anzi, la prendo proprio come sfida in realtà. Oggi la prova consiste ovviamente nel mettere a dura prova Maxim TL 500 dopo i suoi 9200 km, soprattutto sul pavé, e le reazioni, come detto, finora sono ineccepibili. Sterzata per inversione. Sterzata importante, ecco, vedi come siamo riusciti a chiudere il nostro cerchio con molta maneggevolezza. È una delle doti su cui si è puntato molto in sim per il suo 500, e devo dire che il risultato è ottimo. Ancora un po' di Palazzo Reale, mi aspettavo un po' più di traffico oggi in città, forse abbiamo passato l'orario critico. Oddio, meglio così. Anche i freni, che non sono stati ancora toccati dai tagliandi, sono ancora belli, modulabili e precisi. Abbiamo un intervento dell'ABS più che altro al posteriore, ma questo è dovuto anche alla temperatura bassissima. Vai, anche adesso è entrato sul pavé, giro da temperatura bassa, gomma fredda che non riesce ovviamente a scaldarsi bene, e quindi l'ABS ci assiste, non è che è aggressivo, ci assiste, ci sta assistendo ogni tanto, come se fosse ancora nuovo tutto il comparto anche dei freni. Una cosa che secondo me è divertente è quella che il motore in questi 9000 km si sta cominciando a sciogliere, perché motori che sono concepiti per una lunga durata poi danno il meglio di sé dopo un certo chilometraggio. E questo lo noto perché ho questa risposta molto più decisa e aggressiva del motore al comando gas, e soprattutto anche un sound che mi sembra un po' più aperto. Questa dimostrazione del fatto che spesso a volte mi dite: ma io adesso la moto la vedo diversa, la sento meglio rispetto all'inizio. Sì, sappiate che soprattutto i motori sono studiati proprio per quello, per avere lunga durata, e quindi hanno un rendimento sicuramente che va a raggiungere un certo livello dopo un certo chilometraggio.
possiamo stare veramente ore a bordo di Maxim TL500, perché sicuramente la caratteristica più importante è il comfort di questo veicolo, unito alla maneggevolezza e poi alle prestazioni. Poi vedete voi come volete mettere in ordine questi elementi, nel senso che poi ognuno quando va a acquistare un veicolo decide di acquistarlo perché è prestazionale, perché è maneggevole, perché è comodo. Quindi anche se l'ordine dei fattori a volte non cambia il risultato finale, però ci sta qualcuno che lo sceglie per elementi più specifici. Noi dobbiamo dire che sul nostro Maxim TL500, che ha raggiunto 9.300 quasi chilometri, abbiamo ancora una volta riscontrato l'affidabilità di questo veicolo, che risulta veramente ancora essere nuovo in tutti i suoi elementi che ho elencato ampiamente in questo test, sotto tutti i punti di vista, tutti gli aspetti ci sono sembrati ancora in ottime condizioni, dal comparto ciclistico ai freni, per quanto riguarda poi anche l'assemblamento di plastica e la resa della verniciatura, che è ancora ben ovviamente visibile. È ovvio che è passato solo un anno, però molti veicoli in appena un anno, e soprattutto con quasi 10.000 km all'attivo, sapete che perdono un bel po' di caratteristiche. E devo dire che il Maxim 500, con un prezzo che si aggira intorno agli 8.000 euro, vi ricordo, poi ci sono anche una serie di agevolazioni in questo momento, e può essere sicuramente la scelta giusta, perché poi alla fine è uno scooter di grossa cilindrata, con prestazioni importanti, però non ha quell'ingombro che può mettere un po' in soggezione. Dice: ma io, sai, è molto grande. No, non è grande, è un baricentro molto basso, si arriva subito con i piedi a terra, doppia pedana verticale e orizzontale per sfruttare tutte le caratteristiche e per sfruttare tutte le posizioni a bordo del veicolo. Ci stai praticamente tutto dentro, una buona copertura aerodinamica, ragazzi, veramente non ha nulla a che invidiare con altri veicoli. E abbiamo anche adesso promosso la tenuta dopo circa 10.000 km. Quindi andate tra l'altro da Motor Joe, il dealer che si trova a via Guido De Ruggero al Vomero, in questa bellissima nuova sede. Via Guido De Ruggero sarebbe Parco Modeo, zona via Caldieri, per chi forse conosce meglio questi nomi, e provate proprio il veicolo che sto testando io. Il nostro Giovanni Azzand sicuramente vi concederà questa bella opportunità e scoprirete veramente un mondo nuovo. Ok, vi saluto, grazie, al prossimo test. Io continuo a scorrazzare per Napoli con il mio Maxim TL500. Ciao!